Ecco qui, adesso passo alla fase degli occhi e per truccare gli occhi utilizzerò un solo pennello, questo qui che è quello per sfumare della Sephora, il 13, e per mettere l'eyeliner, il pennello per le labbra sempre della Sephora, che è il numero 61. Allora, applico su tutta la palpebra lo Shadow Sensurance. Adesso prendo l'ombretto minerale della Lily Lolo, il Cream Soda, che è questo giallino, beigiolino, molto neutro e matte. E con il pennello per sfumare lo metto su tutta la palpebra mobile e anche sopra. Mi piace molto questo colore. Nel frattempo ho dato una piccola aggiustatina, ma riuscita, devo dire, alle mie sopracciglia con l'ombretto per le sopracciglia, quello della Essence. E in questo periodo non lo so perché, ma ho delle sopracciglia che sono impazzite anche loro. Poi prendo questo ombretto della Kiko, sempre opaco, che è un marroncino veramente chiaro, una cosa quasi impercettibile sulla mia pelle. È il numero 02, utilizzo nella piega della palpebra. Poi prendo quest'altro ombretto della Essence, che è sempre un matte, ed è il numero 03 Silky Smooth, e lo utilizzo nell'angolo. Adesso metto l'unico tocco di luce di questo trucco, cioè l'unica, diciamo, parte shimmer, utilizzando questo ombretto di H&M, che è il Pink Dust, e utilizzo il suo orribile... Sua orribile spugnetta, perché in questo caso non mi dà problemi, visto che devo applicarla solo in maniera molto circoscritta qui nell'angolo interno per dare un pochino di luce. Ora applico un pochino di eyeliner nero mantenendomi molto naturale. Prendo il Black Track della MAC e cerco di fare una linea sottilissima all'attaccatura delle ciglia. Proprio cercando quasi di andare dentro, tra le ciglia, così. Vedete? È proprio una cosa minima. Così, vedete? Ho solamente scurito leggermente l'attaccatura delle ciglia. Anche con il lato esterno comunque mi mantengo molto naturale, così. Faccio l'altro occhio. Finalmente applico il mascara. Io sto utilizzando purtroppo la fine del campioncino di Inimitable Intense di Chanel e credo che per la prima volta deciderò di spendere un pochino di più per acquistare un mascara, perché questo qui mi è piaciuto veramente tanto. Soprattutto per le mie ciglia mi risolve proprio tutti i problemi, perché me le incurva, me le separa, me le allunga, me le volumizza. Devo dire che è veramente un mascara ottimo. In più il pennellino è comodissimo per applicare, non è troppo grande, non è troppo piccolo. Ha la parte esterna, la punta questa qui più sottile per raggiungere anche le ciglia più diciamo quelle all'interno dell'occhio. All'interno, insomma, nell'angolo interno dell'occhio. Questo trucco qui lo lascio così, molto neutro sugli occhi, per cui non vado ad aggiungere cajal, matita, niente, lo lascio così e magari oso un pochino di più sulle labbra. Vediamo come. Prendo questa matita qui della Rimmel, Exaggerate Full Color Lip Liner Definer, che è la numero 005 Pure, e la applico come rossetto su tutte le labbra. Per cui faccio prima il contorno. E poi, dopo aver fatto il contorno, applico un leggerissimo velo di balsamo della MAC, questo qui, Petting Pink, e continuo con la matita anche all'interno del contorno su tutte le labbra.
ecco fatto, se volete un risultato più brillante potete applicare sopra un gloss. Io invece ci rimetto un'altra dose di balsamo della MAC, perché questo qui è un balsamo idratante, però ha un effetto semilucido. E questo qui è il risultato finale, che su una persona pettinata in maniera decente dovrebbe essere un risultato, diciamo, discretamente carino. Niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione a tutte quante, scusatemi se questo video sarà interminabile, probabilmente dovrò dividerlo in due video, e a presto, un bacio!